Santa Messa in diretta dal Duomo di San Lorenzo in Voghera. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sorelle e fratelli carissimi, vi giunga il mio personale saluto. Ci disponiamo a celebrare insieme il giorno del Signore, la Pasqua settimanale.
in questa quarta domenica di Pasqua. Vogliamo estendere il nostro cordialissimo saluto a tutte quelle sorelle, quei fratelli che partecipano alla nostra celebrazione attraverso Milano Pavia TV, e vogliamo raggiungere tutti nel nostro saluto e nella nostra accoglienza, ma in modo particolare le persone più anziane, le persone malate, che proprio per questo motivo non possono partecipare alla celebrazione domenicale comunitaria e quindi grazie alla televisione hanno questa possibilità. Quarta domenica di Pasqua, ci ricorderà il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, la bella figura di Gesù che si definisce il buon pastore. E in questa domenica, da 61 anni, la Chiesa ci invita a celebrare, meglio, ad innalzare una preghiera speciale per tutte le vocazioni, ma in particolare per quelle vocazioni di speciale consacrazione. Vogliamo pensare, monaci di clausura, le monache, i consacrati, le consacrate, i sacerdoti. La nostra preghiera si innalza perché Cristo, buon pastore, possa donare sempre alla sua Chiesa, soprattutto in questo periodo in cui ne avvertiamo l'urgenza e la necessità, di avere numerosi sacerdoti che siano pastori secondo il suo cuore. Quindi davvero vi chiedo, insieme a tutte le preghiere, in questa domenica, questa intenzione così particolare. Come sempre ci affidiamo al dono del risorto, che è la sua misericordia che si fa perdono dei nostri peccati, che ora riconosciamo in questo breve esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Scartata dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore perché buono, perché il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama,
perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo nel cuore del cammino bello del tempo della Pasqua. Sappiamo questo tempo prolungato per poterci abituare a riconoscere e a incontrare il Cristo risorto. E il Signore è il primo che sa benissimo che abbiamo bisogno di tempo per convincerci seriamente che Lui è vivo ed è in mezzo a noi. Sa, ci hanno detto le domeniche scorse, sa che i discepoli di Emmaus sono il prototipo di molti cristiani che si sono fermati al Venerdì Santo e hanno ancora gli occhi tappati dalla delusione e dal dolore. Sa che abbiamo bisogno dello Spirito per saperlo riconoscere dietro i nostri presunti fantasmi, ci diceva il Vangelo domenica scorsa. Ed è per questo che proprio a partire da questo riconoscimento operato dallo Spirito che i discepoli rileggono e riascoltano tutte quelle parole dette dal loro Maestro, dal nostro Maestro Gesù, che alla luce della risurrezione assumono un significato nuovo, quasi inatteso. Così è per il decimo capitolo del Vangelo di Giovanni, che la liturgia ci offre puntualmente in questa quarta domenica di Pasqua. Gesù, lo abbiamo sentito, lo abbiamo ricordato all'inizio della Messa, si presenta come il buon pastore, come il pastore bello, che conosce e ama le sue pecorelle fino a dare la vita per loro. Vedete questa frase detta da Gesù in vita, riletta alla luce del Calvario. La sua conoscenza, cioè la conoscenza che lui ha di ciascuno di noi, non è una conoscenza dozzinale, scontata, standard, è una conoscenza personale. Io, dice buon pastore, conosco le mie pecore una a una. Dice come il nostro nome non sta scritto in qualche registro polveroso dimenticato negli archivi celesti, ma il nostro nome è scritto niente meno che nel suo cuore. Lui ci conosce uno a uno e sa davvero tutto della nostra vita. Conosce le gioie e le fatiche, i sogni e le fragilità, gli slanci e le cadute.
E lui, buon pastore, bel pastore, sa adeguare il suo passo, lo sa adeguare ai nostri ritmi, spesso incerti, ma sa pure essere anche esigente quando il cammino o la nostra pigrizia lo richiedono. Il pastore non asseconda mai quello che le pecore vogliono, ma le sa guidare con forza, con fermezza, soprattutto quando il cammino, ripeto, si fa impegnativo. Perché lui è così, da sempre e per sempre, ci accompagna, ci custodisce, ci protegge. Provate in settimana a farlo anche voi, rileggete con calma questo bellissimo brano del Vangelo di Giovanni. E penso vi convincerete anche voi che dovremmo prendere un po' tutti, un po' più il serio, un po' più sul serio, questa parola di Gesù. E chiederci a questo punto in modo molto sincero, molto onesto, chi, o peggio, che cosa è il pastore della nostra vita e dove la sta conducendo. Lasciamoci davvero scavare da questa parola e diamo un nome ai modelli, agli ideali e ai progetti ispiratori delle nostre scelte. Lasciamoci davvero interrogare magari da queste domande: a chi andiamo dietro? Di chi siamo alla ricerca? Verso chi sono puntati i nostri passi? A chi affidiamo la nostra vita? L'affidiamo al buon pastore che ci tratta da pecorelle, nel senso che ci tratta da amici, da fratelli, oppure l'affidiamo a falsi pastori, a mercenari che ci trattano certamente non da amici, da fratelli, ma spesso ci trattano da pecoroni. Questa è veramente una verifica urgente del nostro cammino di fede. Anche qui però non dobbiamo cedere nel malefico tranello che ci fa supporre che se proprio non siamo o non ci riteniamo, no, dei terroristi o dei serial killer, possiamo stare con la coscienza tranquilla, possiamo andare avanti beati così come stiamo facendo. Attenti, perché i falsi pastori, i mercenari, sanno benissimo come ingannarci, come illuderci. E a volte anche noi siamo bravissimi a raccontarci un sacco di frottole quando dobbiamo giustificarci o autoassolverci. Ditemi, non è così a volte? Ecco, allora, carissimi, coraggio, la parola di Dio, la parola del Maestro, buon pastore, ci invita a passare al vaglio i nostri progetti, i nostri desideri, a valutare la qualità delle nostre relazioni, le ambizioni. Proviamo a chiederci se davvero seguono il sentiero faticoso a volte, ma certamente promettente del buon pastore, oppure se ci ritroviamo a seguire la strada larga, comoda, ma spesso, anzi sempre, deludente dei falsi pastori, dei mercenari. L'invito è forte, siamo invitati a vivere da pecorelle, cioè da amici e fratelli del buon pastore. Non siamo chiamati a vivere da pecoroni. Che il Signore ci dia questa grazia. E come fatto all'inizio, permettetemi ancora una brevissima parola sulla giornata che la Chiesa ci fa vivere, 61esima giornata di preghiera per le vocazioni. Ogni anno ci viene consegnato un tema per la riflessione, per l'approfondimento di questa tematica. Quest'anno il tema è questo: chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace.
se c'è un tempo in cui tutti, non solo la Chiesa, non solo le comunità cristiane, ma tutto il mondo, se c'è un tempo che ha urgenza, bisogno forte di speranza e di pace, è proprio il nostro. Allora rendiamo fervorosa la nostra preghiera perché ci siano sempre dei giovani e delle giovani capaci di dire un sì radicale al Signore, che sappiano dirgli il sì bello come quello di Maria, che sappiano consacrare la loro vita a Cristo buon pastore per essere totalmente a servizio degli uomini e delle donne del nostro tempo, e insieme a tutto il bene che il Signore gli darà la grazia di vivere e di condividere, sappiano sempre seminare speranza e sappiano sempre costruire pace. Davvero, chiediamo nella preghiera al Signore questo preziosissimo dono. Innalziamo nel canto e nelle parole la preghiera e l'inno della nostra fede. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo, Signore. Amen. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore. Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Credo, Signore. Fratelli e sorelle, con la fiducia dei figli apriamo il nostro cuore al Padre e presentiamo a Lui le nostre suppliche. Preghiamo insieme, diciamo: Padre di misericordia, ascoltaci. Padre di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa, dona ai pastori l'amore per il gregge loro affidato e a ogni membro del gregge l'amore per i pastori da te scelti. Sia questo scambio d'amore luce per il mondo. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per quanti il Signore chiama una speciale vocazione, corrispondano al dono dello Spirito con una vita di servizio amorevole al suo popolo. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci.
per i responsabili della politica, dell'economia e dell'informazione. Si lasciano illuminare dal Vangelo e apprendano che solo il servizio del bene comune genera vita e comunione. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per la nostra comunità, insegnaci ad essere gli uni per gli altri guida e sostegno, nella condivisione e nella custodia reciproca dell'amore. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Ascolto, Padre, la preghiera del tuo Figlio che si esprime attraverso la nostra voce e i nostri cuori. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora, gloria del Signore, il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lorenzo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guido, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il fratello Elio nel primo anniversario, benvenute Giuseppina, Costanza e i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Spirito di Gesù, il buon pastore, e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, pastore buono, custodisci nella tua misericordia il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e conducilo ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. E come ogni domenica, prima di invocare la benedizione solenne, ci rivolgiamo ancora una volta a Maria Santissima, lei che è madre di speranza, regina della pace, madre di ogni vocazione. Lo facciamo con il Regina Celi. Regina Celi, levare, alleluia, via, vive. Solenne del Signore, che possa raggiungere la vostra vita, le vostre case, le vostre famiglie, i vostri cari, soprattutto le persone anziane e ammalate, così come possa raggiungere tutti quei fratelli e quelle sorelle che hanno pregato con noi grazie alla trasmissione di Milano Pavia TV. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica e buona settimana a tutti voi.